La direzione nazionale del PD è stata una resa dei conti. Bersani ha confermato le sue dimissioni e ha chiesto di spazzare via anarchismo e feudalizzazione, altrimenti sarà la fine. Un partito che si trova in difficoltà a tutti i livelli, da Roma fino alla provincia di Lecce, ha cercato soluzioni per non liquefarsi ulteriormente. Ma c'è chi ha messo il dito nella piaga. La neogovernatrice del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, ha chiesto il perché del no a Rodotà e a Prodi e come si sia arrivati a Napolitano. È stata selezionata una delegazione per rappresentare il PD davanti al capo dello Stato. Il partito però è spaccato tra chi vuole mettersi d'accordo con Berlusconi e chi no. C'è malessere anche in regione. Qualcuno vorrebbe togliere il sostegno a Vendola perché il leader di SEL troppe volte ha voltato le spalle al PD romano. Ognuno ha le sue soluzioni, ma non c'è condivisione, solo delusione. Emiliano è il primo dei delusi. Già in mattinata aveva dichiarato che la direzione nazionale non avrebbe portato a niente e che i sindaci, quelli che come lui non sono mai stati ascoltati, anche questa volta non avrebbero avuto spazio. È andata così. Credo che sia una cosa barzelletta la direzione. Perché non ci daranno neanche il tempo di parlare. Ho detto in tutte le salse, in tutte le interviste sui giornali. Governo di scopo, tre cose, velocissime al voto, via. Capito? Cioè, soldati, patto di stabilità, legge elettorale. Bisogna fare il congresso per la guida del partito, è presto per ragionarne. Sulla questione Premier si chiedeva se era necessario proporre Amato o Renzi. Nella direzione nazionale PD non è stato affrontato l'argomento. Per Emiliano è inutile bruciarsi Renzi, meglio lasciar fare agli altri. Pino Romano chiede dialogo e condivisione. Bisogna evitare brutte figure. I nervi sono a fior di pelle, i mal di pancia dilagano. Ci vorrà un grande sforzo per evitare ulteriori spaccature. Se il problema si pone in termini di formule politiche, il PD ha la grossa difficoltà ad accettare i governissimi. Se la questione si porrà in termini di merito, cioè di legge elettorale, di governo di scopo con obiettivi mirati sull'economia, lo sviluppo e gli strumenti istituzionali, abrogazione delle province e soprattutto in primis legge elettorale, è evidente che qualche consenso a questa ipotesi ci potrà essere. Non ritengo che siamo in grado di, insomma, per come siamo messi, per le difficoltà che abbiamo, per il mal di pancia, di poter esprimere una leadership da consegnare al presidente Napolitano, non credo proprio. Per quello che mi riguarda mi sembra improprio affrontarlo in questi termini, perché voglio dire, abbiamo perso un bel po' di credibilità e non so quanto i numeri di una ipotesi di questo tipo, cioè di una presidenza del Consiglio a guida di un governo a guida PD, possa essere supportato dai numeri, visto quello che è successo sull'elezione del Presidente della Repubblica. Per la qualcosa meglio passare la mano che fare ulteriori figuracce.